Buongiorno a tutti e benvenuti in questo video. Oggi finalmente andiamo a parlare del Giro d'Italia, la prima corsa tappe di 3 settimane in questa stagione e la corsa più amata da noi italiani. Andiamo ad analizzare assieme il percorso che propone quest'anno e andiamo a vedere quali sono i principali favoriti di questa grande corsa. E soprattutto andando a vedere i favoriti, vi dirò tutti i consigli per le vostre fantasquadre. Quindi vi consiglio di vedere il video fino alla fine per non perdervi tutte queste cose molto importanti. Andiamo subito col vedere il percorso perché abbiamo 7 tappe di montagna, 6 tappe collinari, 6 tappe di volata e 2 cronometro. Si parte come l'anno scorso con un cronometro di 8 km a Torino. Qua ovviamente vi dico già da subito che i due favoriti saranno Rémi Cavagnà, appena reduce da una vittoria in un cronometro al Giro di Romandia, e ovviamente Filippo Ganna che si è preparato per questo Giro d'Italia e ovviamente non a caso porta quella maglia. L'anno scorso è stata la prima maglia rosa e il suo obiettivo anche per quest'anno sarà quella di riconquistarla. Quindi per le vostre fantasquadre il consiglio è quello di avere almeno uno dei due cronomi, perché sono anche corridori che in tutte le altre tappe potrebbero inserirsi all'interno di qualche fuga per vincere qualche tappa. Quindi sia Cavagnà che Ganna sono consigliatissime per le vostre fantasquadre. Dopo la cronometro c'è una tappa per velocisti molto piana. In questo Giro d'Italia riusciamo a trovare anche qua un bel po' di velocisti. Una su tutti io vi direi Caleb Ewan, Tim Merlier e Elia Viviani, sperando che sia tornato al livello di 2 anni fa, dove è andato a raccogliere quasi 20 vittorie in una stagione. Oltre a loro troviamo il campione europeo Giacomo Nizzolo. Ci sarà anche quest'anno Peter Sagan, che per la maglia ciclamino è il favorito numero uno. Dopo tutte le maglie verdi che ha vinto, anche la maglia ciclamino la vorrebbe nel suo bottino personale. Quindi per tutte le vostre fantasquadre, ovviamente il consiglio è quello di averlo nella vostra squadra, perché uno come Sagan non solo nelle 6 tappe di volata, ma anche nelle 6 tappe di collina lo potremo trovare là davanti. E se fa come ha sempre fatto anche al Tour de France, anche nelle tappe di montagna lo vedremo là davanti con i traguardi volanti e quindi comunque se vince la maglia ciclamino facendo tutti questi punti ha quegli extra punti per la maglia e quindi da avere nella squadra è consigliato. Ritorna dopo quasi un anno di squalifica da agosto dell'anno scorso Dylan Groenewegen. Lo ricordiamo per l'incidente accaduto a Fabio Jakobsen. È stato lui a stringerlo sulle transenne quando Jakobsen è caduto. Da lì squalifica per Groenewegen, oltre ad aver rotto la clavicola in quella caduta, dopo tutti questi mesi torna a correre. Assieme a lui troviamo anche David Dekker. Gran bel velocista, l'abbiamo visto all'UAE Tour nelle volate a battagliarsela davanti con i migliori velocisti al mondo. Ha corso qualche garetta in Belgio quest'anno, però non è stato ai livelli dell'UAE Tour. Quindi per la Jumbo-Visma, che quest'anno l'abbiamo vista vincere un po' ovunque, uno dei due corridori sicuramente per le volate farà bene. Dylan Groenewegen, se tornerà alle sue volate migliori come siamo abituati a vederlo, sarà ben dura batterlo. Ma io direi che per lui ci sarà più un problema mentale nel buttarsi lì in mezzo oppure essere accettato direttamente da tutto il gruppo in gara. Quindi vedremo cosa succederà nell'andare di questo Giro d'Italia. Già con la tappa del lunedì, con l'arrivo a Biella, è già collinare, quindi già i velocisti li togliamo da parte e possiamo già dire che queste sono le classiche tappe dove non si vince il giro, ma si può perdere. Il favorito numero uno è, secondo me, Simon Yates e Egan Bernal. Egan Bernal parte con una grande squadra, a mio parere, perché assieme a lui ci sarà Pavel Sivakov e Simon Yates quest'anno abbiamo già visto come ha corso, quindi occhio a lui e per la classifica generale è un corridore da tenere molto sott'occhio. Dopo la terza tappa, già la quarta tappa, un arrivo duro in salita a Sestola. E oltre a Yates e Bernal, vi direi di tenere sott'occhio in queste tappe. Dopo l'anno scorso, che è stato male nella prima tappa, sicuramente avrà voglia di riscatto. E sto parlando del russo Alexander Vlasov, che quest'anno
secondo me potrà fare molto bene. Ovviamente, oltre a loro ci sono tantissimi corridori. Non ci dimentichiamo di tutti i giorni che ha fatto l'anno scorso in maglia rosa, cioè João Almeida. Assieme a lui, grandissima squadra in supporto. E occhio, occhio, perché ritorna anche lui dopo l'agosto dell'anno scorso dall'incidente a Lombardia, Remco Evenepoel. Remco, dopo l'incidente del Lombardia l'anno scorso, essendosi rotto il bacino, quest'anno ha comunque dovuto fare degli interventi in merito a questo brutto incidente che gli è successo e ritorna alle gare dopo un bel po' di mesi anche lui. L'abbiamo già imparato a conoscere, Remco è il suo primo Giro d'Italia, prima corsa tappe in tutta la sua carriera, ma vedendo 2 anni fa, il primo anno che ho fatto tra i professionisti, quando l'anno prima era solo un juniores che aveva appena iniziato a correre da 2 anni, vincere gare importantissime con i professionisti. L'inizio di stagione dopo è comunque andato a vincere tutte le gare a tappe che ha fatto e io non lo sottovaluterei tanto. Quindi occhio a questi due e oltre a loro c'è anche un Fausto Masnada appena reduce dal Giro di Romandia dove ha colto una buonissima terza posizione dietro Geraint Thomas e Richie Porte. Quindi De Koenig Quickstep al Giro d'Italia come a tutte le gare che partecipano. Teneteli sott'occhio e soprattutto schierate uno di questi corridori nelle vostre fantasquadre, perché vi faranno sicuramente fare punti. E ovviamente non dimenticavo che Remco Evenepoel è uno di quelli che ha già insidiato Filippo Ganna quando correva. Quindi a cronometro è uno di quelli papabili per la vittoria. Quindi occhio a Remco. Non solo nelle tappe in salita, ma questo è un corridore proprio imprevedibile, quindi occhio a lui. Dopo questa tappa, il giovedì ci sarà l'arrivo sempre duro ad Ascoli Piceno e la domenica arrivo a Campo Imperatore, sempre molto duro. Già la prima settimana di questo Giro d'Italia vedremo chi saranno gli uomini che si contenderanno la maglia rosa per questo anno. Oltre a questi corridori che vi ho già citato, vorrei un attimo approfondire chi sono gli italiani che si potrebbero giocare qualche tappa e si potrebbero giocare anche un bel piazzamento nella generale, perché non escludiamo Vincenzo Nibali. Obiettivo di stagione per lui questo Giro d'Italia, si è rotto il polso poco fa, comunque ha dichiarato di essere al via di questo Giro d'Italia e quando parte Vincenzo Nibali non parte a caso in una gara. Probabilmente non è detto che lo vedremo fare classifica, ma può essere che una tappa se l'andrà a giocare. Assieme a lui alla Trek c'è anche Giulio Ciccone, che quest'anno sarà il capitano della Trek alla Vuelta a Spagna, quindi per lui l'appuntamento principale dell'anno sarà quello, e oltre a loro c'è un Bauke Mollema, che comunque è un gran bel corridore da non sottovalutare. Oltre a loro vi direi di tenere sott'occhio Matteo Fabbro. Quest'anno alla Tirreno Adriatico un buon sesto posto, l'anno scorso si è già fatto notare, un corridore che in salita va molto forte e chissà che quest'anno può fare classifica nella Bora. Nelle volate, oltre ai corridori che vi ho già elencato prima, di italiani c'è anche Andrea Vendrame, corridore che va forte in salita, ve ne ho anche già parlato, quindi anche nelle tappe collinari lo potremo vedere là davanti. Quest'anno già alla Tirreno Adriatico, nelle gare che ha corso, l'abbiamo visto fare le volate di gruppo, quindi teniamolo sott'occhio anche lui e se avete la possibilità schieratelo ovviamente nelle vostre fantasquadre. Parlando di volate, non mi ricordo se prima vi ho accennato, ma anche Fernando Gaviria sarà al via di questo Giro d'Italia. Quindi un altro corridore molto forte per i velocisti che parteciperà a questo giro. Dopo qualche anno si ritorna a fare il Monte Zoncolan, salita durissima, e è la tappa di sabato 22. Prima del Monte Zoncolan si affronterà anche il Passo Rest, che è stato fatto l'anno scorso nella tappa del Piancavallo quando Rohan Dennis era in fuga solitaria. Dopo questa grande tappa, che sicuramente i corridori rimarrà sulle gambe, la domenica ci sarà una tappa comunque abbastanza semplice, quindi per velocisti, e lunedì, prima dell'ultimo giorno di riposo, la Sacile Cortina. Anche qua 212 km, si affronterà il Passo Pordoi, il Fedaia. L'ultimo passo che affronteranno sarà il Giau, con poi la discesa e l'arrivo a Cortina. Tappa che sarà sicuramente molto dura e per noi che l'andremo a vedere sarà molto affascinante. Dopo questo tappone dolomitico, il martedì ci sarà il giorno di riposo e poi il mercoledì si parte da Canazei con l'arrivo a Sega di Ala. Sega di Ala che è una salita molto dura con una pendenza media sopra il 9%.
La cosa che potrebbe fare ancora più male ai corridori, che dopo il giorno di riposo potrebbe fare ancora più selezione di una tappa normale. Quindi occhio a questa tappa e secondo me, già ve lo dico, ci saranno dei stravolgimenti in classifica generale, perché si entra nella terza settimana dopo il giorno di riposo su una tappa molto dura. Dopo questa ci sarà ancora un arrivo in volata e l'ultima tappa del sabato in salita con l'arrivo al Monte Spluga. Ovviamente non è ancora finito perché da come è partito con un cronometro questo Giro d'Italia finirà con un cronometro di 30 km. Quindi sarà importantissimo per i corridori che soffrono un po' a cronometro guadagnare secondi preziosi e non solo secondi, minuti, perché mi immagino se Remco Evenepoel dovesse essere là davanti, quanti minuti potrebbe guadagnare sui diretti rivali a cronometro. Quindi finalmente inizierà tra poco questo Giro d'Italia, un percorso che a noi ci farà divertire moltissimo. I corridori che vi ho citato sono quelli che vi consiglio di mettere all'interno delle vostre fantasquadre. Vi consiglio di iscrivervi al canale e accendere la campanellina per vedere molti video simili a questi e soprattutto in questo Giro d'Italia vedrò di portarvi contenuti nuovi. Quindi non dimenticatevi di iscrivervi e accendere la campanellina. Se lo fate, vi ringrazio moltissimo e io vi saluto e ci vediamo alla prossima!